giornalismo, come voi tutti sapete, ha diritti e doveri, c'ha libertà e responsabilità. Questi sono dei cardini che so che li ritroverete, questo che vi ho detto, diritti e doveri, libertà e responsabilità, le trovate in una risoluzione o in una raccomandazione del Consiglio d'Europa che è del 1993. 1993 è un anno che dovete ricordarvi per qualche altra cosa. Prima perché c'era Mani Pulite che camminava e poi perché per la prima volta il Consiglio Nazionale dell'Ordine assieme alla Federazione Nazionale della Stampa hanno prima elaborato, approvato e promulgato la Carta dei Doveri del Giornalista. Perché in precedenza avevamo solamente l'articolo 2 della legge, quella diritti e doveri, dove c'è scritto che è diritto imprescindibile del giornalista la libertà di informazione e di critica, osservando tutte le varie norme a tutela dei terzi, perché tu non sei il depositario del verbo divino, non puoi dire cose che non rispondono alla verità, perché sennò ti trovi sopra la testa una bella denuncia o una citazione allo spirare di 5 anni per danno, e ti chiedo 1 miliardo, siccome tu le carte non ce l'hai in quel momento, e vai perché se andiamo a guardare le varie riviste giuridiche che vengono all'ordine, perché le potete guardare perché sono di proprietà della collettività di chi è scritto all'albo, troverete che a un certo momento i giornalisti vanno sempre sotto, vanno, perché non rispettano determinati criteri. La notizia deve essere vera, deve essere opputativa, cioè. Dopodiché la devi scrivere in una maniera garbata. Io uso dei termini, poi tu puoi dire cornuto a una persona tranquillamente, come se dice all'arbitro quando ti calcio, ma glielo devi dire in una maniera garbata, devi dire che il bove, che è una poesia, una cosa, io dici qualche cosa, io lo devo, però non sei andato, non hai travalicato, cioè. Questa è la cosa fondamentale che bisogna ricordare. Poi vi domanderete, dice, ma questa deontologia quando nasce? Qualche cosa ci sarà in passato. Innanzitutto è il terzo, la deontologia è il terzo, perché prima c'è l'etica, la seconda c'è la morale e la terza c'è la deontologia. L'etica, chi è che ha fatto il liceo classico se lo dovrete ricordare come nasce, perché io vi posso dire un nome, cioè non vi dico il nome, vi dico solamente lo Stagirita, e voi dovreste sapere chi è lo Stagirita, anche perché poi io faccio un genere delle domande alla fine e pongo tre date: 1748, 1848 e 1948. Chi è, sa rispondere a queste date, io poi gli darò un premio, lo porto qui al bar. E se fosse aperto la taverna a Giulia era morta a pranzo. No, perché ad un certo punto il giornalista deve essere un curioso, deve essere. Se non sei curioso non cammina. Oggi perché il giornalismo va meglio che dell'epoca mia? Perché ci sono un sacco di donne. Io ce l'avevo solamente in redazione quando ho cominciato a fare questo, poi io sono passato all'altra parte. Io che c'avevo? C'avevo Luisa Bormè che era sarda, che era amica personale di Ignazio Conto, il quale Ignazio Conto ha generato un bambino che si chiama Luigi e oggi è il direttore dell'Azza. Ma Luisa Bormè andava in giro tutto il giorno a fare giudiziaria ed era una delle prime donne che stavano nel giornalismo, come nell'avvocatura. Mi ricordo una che era un'amica di mia zia che si chiamava Zara, una cosa del genere, che, ma parlo degli anni 30. Oggi il giornalismo è fatto in una maniera diversa, in quanto che c'è un altro genere che si è messo in mezzo con la sua cultura, con la sua capacità e con il suo buon senso, perché gli uomini in genere non è che hanno molto buon senso, sono le donne che hanno buon senso. Io sono teoretico, ma in pratica non so fare niente. Se non chiamo mia cognata per mettere a posto qualche cosa sul computer, io non so dove vado. Io però so un sacco di cose, so come nasce la tecnologia, chi è il primo,
che è Benjamin Harris, che siamo nel 1690. Poi il 90, il 9, 9, 9 più 0 dice sempre qualche cosa, perché ve lo dovete ricordare, perché nel 90, nel 1690 Harris tira fuori un giornale, cioè prima istituisce un caffè letterario come quello di Padova, ma lo inventa lui, siamo nel 1693, 83, questo qui, lui scappa dalla Scozia, in quanto che c'erano le questioni religiose, c'erano le questioni religiose presbiteriani e anglicani, e lui va via e va in America. Però sapeva lavorare bene in tipografia, sapeva lavorare bene. Però inventa prima questo caffè letterario. E poi che cosa fa? Ad un certo momento si inventa un giornale che ha un nome molto strano, perché pure lungo e non è di facile ricordo, che si chiama Public Occurrence Bot Foreign Domestiche. Esce un solo numero, esce, in quanto che mancavano le risorse, come oggi mancano le risorse, mancavano pure a loro le risorse, e non è che i giornalisti vivessero, come si dice volgarmente, in un ventre di vacca, non sono mai vissuti in un ventre di vacca, perché chi è che va a leggere le cronache di come si viveva in Inghilterra o a Londra nel 1700 troverà qualche cosa molto interessante sui giornalisti. Anche a quell'epoca i giornalisti non prendevano una lira, tanto per non dire altre cose, ma per arrivare a una carta fondamentale che voi dovreste tutti ricordare, che è la carta di Firenze, cioè quella del cosiddetto eco compenso, che non esiste per niente questo eco compenso, perché il lavoro che fanno i giornalisti, che è un lavoro intellettuale che richiede cultura, che richiede abnegazione, ricerca, per esempio, è pagata forse meno di quella mia garbatissima signora che viene a casa mia, che è argentina. Dov'è quella argentina? È argentina, e con la quale dialogo ogni tanto in spagnolo, cioè quando mi ricordo qualche cosa allora parlo con lei. Quella prende di più di un pezzo di un giornalista, perché dice Parisi, il segretario dell'associazione della stampa della Calabria, che per l'ecocano un minimo dovrebbe essere, per pagare un pezzo, 20 euro e virgola dei centesimi. Però tutto questo a me personalmente non risulta, perché sento dei colleghi che prendono 0,50, che sarebbero quasi 1000 lire di una volta. Una volta con 1000 lire il caffè ce lo prendevo, oggi ti serve un euro per pagare 0,80, 0,90, non so quanto. E niente, questa è l'equa. Però, dato che noi siamo il popolo del diritto, il popolo che legiferiamo su tutto quanto, ricordate che abbiamo 14 carte dei doveri. Pensa un po', se uno che deve scrivere un articolo, se deve ricordare che ci sono 14 carte dei doveri, e ogni carta c'è una cosa che non puoi fare, tanto per parlare chiaro. Però questa è autocritica, le carte le farò per dire. No, c'è un momento che io dico come stanno le cose. Io mi chiamo, io sono il dottor procuratore, il dottor Luigi Fabri, come prima cosa. Io vengo alla facoltà di giurisprudenza e dico quello lì. Cioè l'ordine dei giornalisti è uguale allo Stato italiano. Lo Stato italiano ha quasi 200.000 leggi. Ma con 2.000 leggi, cioè 200.000 leggi, che fai? Se vai a prendere dei libri, trovi che a un certo momento ancora sarebbero vigenti delle norme antecedenti allo Stato, all'Unità d'Italia. Non so io che faccio le cose, vanno al Consiglio Nazionale approva, dopodiché le carica sulla testa della dottoressa Paola Spadari, la cosa che le deve far applicare, e dovrebbe praticamente, se c'è qualcuno che ha violato le norme, lo deve deferire al Consiglio Territoriale di Disciplina. Non so se tutto questo è perfetto per una professione come quella giornalistica, che è una professione intellettuale, e ognuno dei giornalisti è un talento, se mi sia consentita questa espressione, perché non è che il giornale è un prodotto collettivo, ma non il pezzo, perché il pezzo è mio, per cui dove ci metto la mia capacità ci metto.
Allora, tanto per raccontare qualche cosetta, prima ho detto Dario, se poi vi dico qualche altra cosa, perché il 2 dicembre del 1917, siamo quasi alla fine della prima guerra mondiale, che è scoppiata nel 1914, c'è un decreto luogotenenziale per l'equo trattamento economico dei giornalisti. Allora, Carta di Firenze, equo compenso. Cioè, la Carta di Firenze non nasce a Firenze, ricordatevi bene, nasce a Torino, nelle manifestazioni del 150 anni dell'Unità d'Italia, e il presidente, non so se ancora era Jacopino o era il segretario, ha cominciato a parlare di equo compenso e ha cominciato a tracciare qualche cosa di quello che poi sarebbe stata la Carta di Firenze. La Carta di Firenze è nata per volontà del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, perché prima, fino al 2007, aveva la possibilità di fare delle deliberazioni sui compensi minimi, cioè aveva un documento, cioè aveva un tariffario, che poi con le lenzuolate del ministro Bersani sono uscite fuori. Per cui ad un certo momento bisognava trovare qualche cosa, perché un lavoro intellettuale, che non era un lavoro manuale, a parte il fatto che il lavoro manuale non viene mai tassato perché ci sono 200.000 cose, però il lavoro intellettuale viene tassato, perché se io ti do 10 euro, l'amministrazione deve trattenerti il 20%, poi tu la denuncia dei redditi non la farai perché non raggiungi 7.000 euro e via di seguito, però intanto il 20% su quello che percepisci lo Stato lo impianta. Questa è una delle carte fondamentali, cioè la vera carta fondamentale è quella del 1993, la Carta dei diritti del giornalista, che stabilisce cosa tu devi fare e quello che sei, perché tu sei il responsabile della corretta informazione, è il giornalista il depositario della corretta informazione. La corretta informazione non è subordinata agli interessi di nessuno, non è subordinata nemmeno agli interessi degli editori. L'editore, non per questioni contrattuali, il giornalista non può consentire che un editore possa mettere il becco sulla linea politica del giornale o su quello che deve essere scritto o meno sul giornale. Noi abbiamo l'articolo 2, ritorniamo un po' indietro. L'articolo 2, come nasce questo articolo 2? L'articolo 2 prende spunto della legge del 1963, prende spunto dalla Dichiarazione internazionale dei doveri del giornalista, che è stata approvata a Bordeaux nel 1954. A quell'epoca i giornalisti si erano già divisi in due associazioni, una che faceva capo a Bruxelles e l'altra che faceva capo a Praga. In quanto che non vi dovete dimenticare che prima c'era stato il famoso ponte aereo per alimentare la popolazione di Berlino, in quanto che i sovietici avevano chiuso una parte, dopodiché c'era stato l'inizio della guerra fredda, della cortina di ferro e via di seguito, per cui ad un certo momento i giornalisti si sono divisi in due categorie. Cioè la prima è l'Associazione Internazionale dei Giornalisti, quello che fa capo a Bruxelles, che già esisteva nel 1929 e poi è stata ricostituita, riformata successivamente agli anni 50. Allora vi ho detto di Harris, perché vi ho raccontato di Harris? Harris c'ha, a parte quello che ha costituito, perché c'ha dei motivi precisi. Lui che cosa dice? Imposta la deontologia. Il giornalista raccoglie e diffonde notizie in modo veritiero ed accurato. Stava in una specie di box, stava. No,
questi ci hanno un attentato, quando parlo io c'è qualcuno che deve fare un attentato. Sto scherzando, non è che sto dicendo. Tanto bisogna andare alle fonti, bisogna andare. Ha il dovere di correggere gli errori, sarebbe la cosiddetta rettifica di oggi su cui si è impantanata la legge sulla diffamazione. Perché se tu devi, se c'è la ribattuta o non c'è la ribattuta, per esempio, se la ribattuta deve essere fatta il primo giorno o il secondo giorno o non ci deve essere per niente. Questo. E poi deve prevenire la diffusione di voci false. Allora questi quattro principi sono stati ripresi successivamente dal giornalismo anglosassone, che ha fatto come suoi due principi fondamentali, è la precisione e l'imparzialità. I giornalisti anglosassoni, con tutti i difetti che ci hanno, che stanno pure loro scendendo dall'apogeo, stanno andando in giù, però i punti cardine sulla precisione e l'accuratezza quelli ce l'hanno ancora, perché fanno un giornalismo che è diverso dal nostro. I nostri giornali solamente da qualche anno hanno portato le opinioni in un'altra parte, prima erano inserite all'interno del cosiddetto bastone, perché il bastone è un'invenzione dei giornalisti italiani. Successivamente, cioè quando c'era ancora il periodo di guerra, tanto per raccontare giornali tipo Tempo, tipo Messaggero, che ci avevano solamente Giro e Volta come giornale, a un certo momento se tu dovevi raccontare qualche cosa, dovevi mettere qualche opinione o dovevi mettere in una certa maniera, e che si sono inventati il bastone. Poi il bastone, poi noi siamo sempre latini, signori. Siamo latini. Non ce va bene per niente, se tu mi consenti, non ce va mai bene, dobbiamo sempre discutere. Posso raccontare le sedute della giunta federale qua dentro, questa era fatta in una maniera diversa, lì in fondo c'era un muro, cioè poi è stato sferrotto perché c'erano altre stanze. Beh, duravano dalla mattina fai casa alle 10 fino alle 10 di sera, perché ognuno spaccava qualche cosa, discutevano su tutto quanto, cioè non è che andavano dritto all'obiettivo, dobbiamo fare questo, se fa questo, 3 minuti, questo, noi siamo latini, ognuno di noi, come ho detto prima, siamo un talento, ognuno di noi è un talento, perché non ve dovete ricordare anche nei latini, c'è qualche, quando va a fare giurisprudenza, stamattina ho parlato con un mio amico siciliano che lavora in televisione e in radio, lui mi ha detto che adesso aveva cominciato a fare giurisprudenza, dopodiché è andato a fare laureato in scienze della comunicazione che gli piaceva, che era più un figlio. Gli ho detto certo, la legge è fredda. C'è il codice, lo devi applicare sul caso di specie, non puoi fare nient'altro. Chi è che poi ha gettato gli elementi fondanti della deontologia? È un signore che si chiama Jeremy Bentham si chiama. Scopri il panottico. Eh? È l'ideatore del panottico. Sì, no? Jeremy Bentham, il quale ha scritto un libro. Deontologia o scienza della moralità? Deontology or science and morality? Questo Bentham, che era un inglese, era pure contrario al diritto comune. Voi sapete bene qual è la differenza tra il sistema giudiziario anglosassone e il sistema giudiziario latino? Qual è la differenza? Sì, vabbè, ma a termini proprio così. Uno c'è le leggi, l'altro c'è la giurisprudenza. Bravo, quello praticamente noi camminiamo con la legge, applico la legge, loro applicano, cioè io sono giudice, stamattina devo giudicare uno di voi. Ho litigato con la consorte e non sono più freddo e pertanto applico, dato che non c'ho un riferimento preciso, applico la norma oppure giudico in una maniera completamente diversa. Lui che cosa voleva questo Bentham, oltre a parlare di deontologia e via di seguito?
voleva che ci fosse il tribunale dell'opinione pubblica, nel senso che dovesse l'opinione pubblica a dire qualche cosa o a criticare il giudice. Comunque tra la giustizia anglosassone e la giustizia latina, se io devo essere giudicato, preferisco i giudici italiani, che con tutti i difetti e difetti o difettacci che hanno, perlomeno io ho 3 gradi di giudizio, ce n'ho 2 di merito e 1 di principio. Chi è il giudice di merito? Primo e secondo grado. Bravo. Il giudice di legittimità è la corte. Ma fa sempre giurisprudenza la Corte di Cassazione? Quando? Oh, qui avete dato una risposta, sì, poi ci stava detto un bel. Quando fa giurisprudenza la Corte di Cassazione? Quando io giudice di merito sono obbligato a rispettare quello che dice la Cassazione? Perché io posso essere, io come giudice sono autonomo, io applico la legge in nome e per conto dello Stato. Quando? Guardate che io sono sordo, Quando dice, quando è le sezioni unite, quella fa giurisprudenza. E una interessa ai signori giornalisti, quelli che vogliono diventare professionisti. La sentenza dei calcoli. Devi parlare forte, io non ci sono. La sentenza dei calcoli. Quella del 4 luglio 2014, quella che su una sentenza, cioè su un caso dell'Impici, a un certo momento ha inserito dentro le sezioni unite che i cosiddetti numeretti, cioè i 4 o i 6 giornalisti professionisti redattori ordinari, ancora è vigente quella norma e nessun ordine la può modificare. Voi conoscete la legge 69-63. Ad un certo momento, per accedere all'elenco professionisti, cioè per essere iscritto nel registro praticanti, devi fare il praticantato in un determinato maniera, cioè devi lavorare in agenzie a livello nazionale, poi modificato dal Consiglio nazionale che ha preso qualsiasi agenzia senza che nessuno fosse intervenuto. In secondo luogo, nell'interno delle agenzie ci devono essere 4 giornalisti professionisti e redattori ordinari, perché così dice il legislatore, e nei periodici ce ne vogliono 6. Dopodiché è intervenuta una sentenza, adesso non mi ricordo se è dalla sezione unite della Cassazione, che ha fatto un'evoluzione, cioè ha fatto un'interpretazione evolutiva. Ha detto i numeretti ci devono sempre essere, però ci deve essere il rapporto tra il giornalista che lavora e la testata, a vedere com'è la sua posizione, cioè parole povere, ex articolo 1, ex articolo 2, che detti, tradotti in atto, cioè, persone che sono assunte a tempo determinato o indeterminato o collaboratori fissi. Questo già. Perché voi dovete sempre pensare che l'ordine professionale non è un qualche cosa che è nato per iniziativa del nostro legislatore repubblicano, ma è nato per iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa, che ha ripreso una vecchia idea di Luigi Luzzatti, e già enunciata intorno all'inizio del Novecento, che avevano pure preparato, avevano proposto una proposta di legge al Parlamento, che il Parlamento l'ha esaminata ma non ha detto niente in materia, e tant'è vero che l'ordine professionale non è stato costituito.
Possiamo dire che è stato costituito con una legge del 1925, 31 dicembre del 1925, che il legislatore dell'epoca ha stabilito che nell'interno delle circoscrizioni della Corte d'Appello si potevano istituire ordini professionali. Però quella decisione non ha mai avuto seguito, in quanto che non è intervenuto il regolamento di esecuzione, perché se non c'è il regolamento di esecuzione, che ci non seguono come deve applicare, e dopodiché nell'aprile del 1926 sono state costituite le corporazioni. Le corporazioni che nascono all'inizio dell'anno 1000, e poi abbiamo le semplificazioni più tangibili del dottor Albino, e ci abbiamo un grande che faceva parte della corporazione degli speziali. Chi era? Alighieri. Bravo. Di che sei? Alza la mano. Bravissimo. E quello dei cartai? Quello dei cartai, forza. Don Otto, lo devi ricordare. Hai comprato mai qualche Fabriano scatoletta dei pastelli? Giotto. Bravo. Senti, 1748 che te? Te lo dico alla romana. Ero piccolo. No, vi ricordate che ho detto che il 90, cioè il 90 ha un suo significato? Perché nel 1690, lo stesso anno che Harris ha pubblicato quell'unico numero, ritorna dall'esilio in Olanda un signore che si chiama John Locke, il quale pubblica la seconda edizione del Buon Governo. E che c'è sta scritto là dentro? Non avrei altro premio. Ragazzi, no, De Renzi, ha scritto qualche cosa dentro. Cioè, praticamente, ricordatevi che prima di Locke c'è sta un signore che si chiama Hobbes, il quale, adesso lo faccio a metafora, capite bene, non pensate a un certo momento, fa una specie di triangolo dove al vertice c'è il re, al quale tu dai tutto al re purché ti assicuri due cose: la proprietà e la sicurezza. Proprietà e sicurezza. Lo trovi negli Adamo questo qui, non è che l'ho inventato io. Io ti ho fatto stretto, ti ho detto. Ah, cioè, che succede? Uno era l'assolutismo, Hobbes era l'assolutismo, Locke era il liberalismo. Cioè tu come sovrano non puoi essere comandante di tutto quanto, e fai le leggi, fai il pesto, e metti in galera la gente, tutto caso. Cioè, la cosiddetta ripartizione dei poteri. Oggi siamo in democrazia, c'è la ripartizione dei poteri. Allora la ripartizione dei poteri esce dall'Inghilterra, che ha un altro merito l'Inghilterra, con tutti i difettacci che c'ha l'Inghilterra. Ha inventato il bicameralismo, Montesquieu. Come si chiama Montesquieu? E un po' devi dire come si chiama. Io quando faccio delle lezioni, quando facevo diritto civile, io con lo studente o col pari mio che ne sapeva un po' di meno, ho sempre trattato in questa maniera, cioè li stimolava a dire qualche cosa, perché la scuola di classe, dove ero io che dovevo andare a mettere delle manine così e te davano le bacchettate se non rispondevi bene, Bessel mi ha dato sempre fastidio. E quando io sono andato che doveva discendere qualche cosa, ho trattato le persone come me, sono tutti uguali, io te stimolo a dirmi le cose. Come si chiama sto tizio? Ma Montesquieu che sarebbe? Perché scrisse sulla separazione. No, lui ha scritto lo spirito delle leggi, e l'ha scritta nel 1748. Però come si chiama? Si chiama Charles
Luis de Segondà, barone della Brete e de Montesquieu. E 1848 che è? Adesso ci penso, intanto no, forza ragazzi, un saluto a Bertino, bravo, oh porco cane, ma questo qua 1948 sono due cose che dovete ricordare all'inizio, una è contro i giornalisti, è la legge sulla stampa, dove c'è solo la questione delle querele, e poi c'è la carta costituzionale che ha preso l'inizio, cioè abbiamo avuto finalmente la carta costituzionale, e sempre nelle vostre cognizioni, tanto che sfrugoliamo in un pochettino, quale sarete il primo Stato che ha tirato fuori una carta costituzionale come si deve, cioè con un'assemblea costituente? L'Italia? No, prima dell'Italia, perché le costituzioni sono in due maniere, ricordate? Cioè una viene calata dall'alto ed è la Magna Carta di Libertà, lo ricordate? Che si chiama, con un verbo strano francese, una costituzione ottiatra. Però in un territorio che potrebbe essere franco, in un territorio franco, c'è stato un piccolo paese che intorno al 1600 ha tirato fuori una costituzione come si tirano fuori le costituzioni oggi nei paesi democratici. Olanda? No, tesoro mio, l'Olanda è per i facili costumi. Nel diritto no. E c'è, qualche volta c'è passato lì vicino. Come si chiama? Arrivate su. La Repubblica del Titano la conoscete? San Marino. Bravo, è San Marino. La prima pubblica esempio è San Marino. Allora, un altro personaggio che dovete ricordarvi sempre che ha fatto qualche cosa sulla deontologia, un signore che si chiama Samuel Buckley, che era il direttore di un giornale inglese, il Daily Courant. Perché questo deve essere ricordato? Perché ha applicato le 5 W, le W non è una questione anglosassona, ricordatevelo bene, non se risolve in tale loro. Le 5 W le trovate nella retorica latina, e prendiamoci quello che sono i meriti nostri, anche se tra italiani e latini ma la differenza non potrebbe esistere. Arrivato a questo punto, articolo 2, ricordatevi sempre l'articolo 2, perché il giornalista ha detto che ha doveri e responsabilità, libertà e responsabilità, ma c'ha solo due diritti il giornalista: informare e criticare. Dopodiché c'ha tutti doveri, e i doveri sono questi: rettificare le notizie inesatte, lo fate, riparare gli eventuali errori. No, io ho fatto un punto interrogativo, io non ho detto che io non ho detto, non dirò mai. Guardate, Gino mi sta, come dire, facendo una domanda che con molta probabilità fanno loro. Vedete gli esami, perché non è che c'è una grandissima esperienza. Rispettare il segreto professionale. Quando è che ad un certo momento il legislatore italiano, questo genio che noi abbiamo, ha detto che i giornalisti, che poi non è un diritto assoluto, non è un diritto assoluto, perché io sono un PM, se tu non mi rispondi te prendo, te resto e te metto in una stanza là finché non mi confessi che te vengo da quella parte.
Quando si è modificato il precedente articolo, che era il 351 del codice di procedura penale? Oggi c'è un articolo preciso che stabilisce che il giornalista ha il segreto professionale. Che numero c'è questo articolo? Io non lo so, non è il nuovo codice di procedura penale. E allora c'è l'88? Sì. 200. È 200. Ragazzi, le domande te fanno... Guarda, il magistrato te fa... Sorride, venite, dice, mi dici articolo 200, dice, quando hanno fai? Dice, che tante fatte sei, tu non gli hai risposto, te, già ti ha fregato. Non è che non tu lo fa. Il segreto, però c'è, allora il segreto professionale, secondo il codice di procedura penale, è riservato solo e esclusivamente ai professionisti. Però c'è qualche cosa di nuovo. Nel gennaio del 2014 il Tribunale siciliano l'ha riconosciuto curante per i pubblicisti, in quanto che al di fuori di questo ambiente il lettore che si prende il giornale, una cosa o l'altra, mi ha fatto mandare se è scritto che è un professionista, legge quello che tu hai scritto. Allora se il giornalista pubblicista esonda dalla sua posizione, perché dovrebbe fare solamente il collaboratore, ma non lo fa più perché è una specie di parcheggio, per domani diventare professionista, quello fa la cronaca quotidiana e lo devi tutelare pure quella persona, non lo puoi mettere. Cioè l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma la legge deve essere pure fatta in una maniera che tutti i cittadini possano essere uguali. Il codice di procedura penale non era uguale, per cui c'è stato un giudice, non so se era collegiale o era monocratico, ha detto che è riconosciuto pure per i giornalisti pubblici. Questo significa che ce ne sarà un altro che dirà la stessa cosa, finché diventerà un principio giurisprudenziale e dovranno modificare il codice del 1988. Poi dice promuovere lo spirito di collaborazione fra i colleghi. Allora se io devo prendere tutto quello che viene all'ordine, che tutto ce ne funzionerò con la a quale sfida di collaborazione? Per fortuna che Santini un sacco di cose, cioè, poi promuovere, questa poi è forte, sempre articolo 2, promuovere la collaborazione, la cooperazione con gli editori, mi sembra come l'utopia de Moro. I giornalisti non sono stati mai a favore degli editori, perché gli editori hanno sempre messo sotto i giornalisti, hanno sempre cercato di togliere tutti i loro diritti, i benefit e via di seguito per le cose più strane del mondo. Si sono fatti fare le ristrutturazioni a carico dell'Impici e i giornalisti non gli hanno dato niente, non gli danno manco la fissa, non fanno delle cose le più strane. Io devo fare la cooperazione con i giornalisti. Questa è un'assurdità, forse nel 1900. Quando l'hanno studiata, che erano gli anni 50, a quell'epoca ci sarà stata una solidarietà con gli editori. L'ultimo, promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. E qui mi fermo e vi dico i titoli delle 14 carte dei doveri. La prima è il protocollo sull'informazione e la pubblicità. La seconda che devono essere tenute in stima, cioè io devo sapere se tu fai la pubblicità, quello che dici. Poi ci sono alcune cose della carta dei doveri, quando dice alcune cose sulle incompatibilità dei giornalisti, sulla voce, l'immagine, quello che del quale io non sono d'accordo, perché ad un certo momento se una legge, cioè quando sono andato all'università io a facoltà di giurisprudenza, che la legge si evolve nel tempo e nello spazio. Oggi siamo in momenti molto critici, molto difficili, l'economia italiana non va bene, governata male. Ad un certo momento ci sono delle limitazioni nei confronti dei giornalisti. Cioè tu non puoi dare la voce, non puoi fare questo, che non lo puoi fare nemmeno, non lo puoi fare se tu ad un certo momento vuoi dare la voce, tu, come si dice a Roma, a gratis, per iniziative commerciali,
E i soldi che ti dovrebbero dare li dai a un'altra persona, li dai al volontariato, ai Medici Senza Frontiere, a quello che non si può fare. Queste sono norme proprio draconiane che devono essere modificate, perché è proprio il momento che tu devi dare un qualche cosa. Se ad un certo momento Gino Falli deve fare la promozione di una macchina italiana, non straniera, italiana, dove lavorano i cittadini italiani, ad un certo momento io devo essere messo in condizione che la posso fare, perché la mia faccia brutta, nera lì, piace a 200.000 persone, e può darsi che tra le 200.000 persone per 10.000 comprano la macchina, cioè danno lavoro incremento, perché come diceva il collega Fratini, è nella velocità di circolazione della moneta che si crea ricchezza. Era il Keynes che dice queste cose, per non dire. E se tu ad un certo momento non c'hai soldi, non c'hai niente, non compri niente, gli 80 euro, parlava degli 80 euro, dove stanno questi 80 euro? Nessuno spende, i negozi sono tutti chiusi, o chiudono, non ce ne trovi nessuno, ma manca i saldi. C'è la paura. Allora poi, Carta dei doveri del 1993, come nasce la Carta dei doveri del 1993? Nasce per un motivo per precedente, è stata scritta da Sandra Alfonsanti e da Angela Tostini, la Carta del 93. Nasce perché ad un certo momento i partiti che erano al governo, e tra cui Gargani, che era un sottosegretario, che aveva detto no, dice, c'era la questione di Di Pietro, c'erano tutte le indagini che facevano del malcostume politico, che grattavano, se li portavano a casa, e i giornalisti scrivevano quello che è. Vi ricordate Primis, che stava sempre in televisione davanti al palazzo di giustizia di Milano? A un certo punto volevano mettere la mordacchia ai giornalisti, e i giornalisti hanno detto: manco per niente, la mordacchia ce la mettiamo noi, stabiliamo noi quello che dobbiamo fare. E hanno fatto la Carta dei doveri, dove hanno detto che il giornalista è il responsabile della corretta informazione e non è subordinata a niente, è lui il dominus. E questa è la vera carta che deve essere considerata bene. Nel suo interno è fissato, sono prese, recepite, sia la carta di Treviso che quella dei bambini, e sempre sulla carta di Treviso c'è da obiettare qualche cosa, in quanto che scritta in inglese è per il children. Allora, chissà, l'inglese il children non è l'adolescente, tanto per parlare, è un bambinino, è quello che esce dagli elementari, tutto il più gli danno la prima media tempore così, adesso fanno le gambe. Tagliamo qua, io devo assumere responsabilità di quello che dico. E poi hanno fatto il vademecum. Queste sono due cose che sono nella carta dei doveri, questa deve essere rispettata. Non si possono archiviare denunce che dicono: guarda che quello ha scritto che mia sorella lavora là, mio fratello è della Guardia di Finanza, una cosa o l'altra. Scusa, ma che no, in un ambiente di 2.500-3.000 persone, ma che non lo riconosco il bambino? Ma lo riconosco sì, lo riconosco. E allora quello viene archiviato, no, quello dovrà andare sotto procedimento disciplinare. Poi ci mette la carta sulla privacy, quello che sono i dati personali nell'attività giornalistica, fatta tra l'autority della privacy e il Consiglio Nazionale dell'Ordine, e dove viene inserito il concetto dell'essenzialità dell'informazione. Tu puoi raccontare le cose se c'è un qualche cosa, cioè uomini che sono noti, o persone che sono note, se a un certo momento c'è l'originalità del fatto e viene seguito. Se il fatto non modifica, cioè non dice che hai fatto qualche cosa di strano o non ti sei appropriato di niente, non lo devi dire, non devi mettere niente. Se tu mi hai incontrato al ristorante, non interessa alla gente che io vado al ristorante con Picozza. Però se tu mi trovi che io vado al ristorante con il Guercio, come si chiama, tu prendi lo scrivi, perché quello
e un uomo politico di un certo livello o di basso o di alto livello ci deve andare. C'è l'interesse pubblico. C'è l'interesse, prima sei il cittadino, è la collettività che conta, poi ci sono gli altri. Poi c'è stata l'informazione, la carta di Perugia sui malati, informazione e sondaggi, poi abbiamo il codice deontologico sulla privacy, per il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali esercizio dell'attività giornalistica. Tu su questo non puoi scrivere tanto, non mi devi far capire quali sono i tuoi sentimenti, quali sono le tue inclinazioni, se tu sei a favore o non sei a favore del sindacato, se tu sei da una parte o dall'altra, perché siamo tutti uguali, siamo. Non c'è differenza tra me e un'altra persona. Siamo tutti qua, tutti abbiamo il sangue rosso, e se tu c'hai determinate inclinazioni, a me non mi interessa niente, non le devo dire queste cose, perché non è che lo fai perché a un certo momento, ma la natura forse ti ha messo in una condizione diversa dalla mia, ma sei uguale a me, sei un mio fratello, sei. E questo prendo una cosa dell'Islam, io sono fratello. Poi c'è la carta dei doveri dell'informazione, ricordatevi che la carta dei doveri sull'economia e nasce perché qualche giornalista ad un certo momento che aveva buoni rapporti con gli uomini della borsa e si faceva i suoi interessi, è venuto fuori e forse uno è stato pure radiato, poi è stato rimesso in carriera, perché faceva dei guadagni che non doveva fare. Cioè utilizzava le informazioni per i suoi interessi, no, sono solo gli interessi della collettività. Poi c'è l'informazione esporto, meglio codice dei media, la carta di Roma, che è quella sui cosiddetti rifugiati che clandestini e finisia, che devono essere considerati e valutati per quello che sono, perché sono tutte persone che devono essere aiutate. Poi abbiamo un altro codice, è in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie e delle trasmissioni televisive, il decalogo di autodisciplina del giornalista sportivo, poi la carta di Firenze di cui ho detto diverse cose, la carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa e l'ultimo abbiamo il protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri detenuti. La carta di Milano. Che sarebbe la carta di Milano? È la più nuova. Sì, 14 sono. Le ultime tre le quali. Allora, sono 15, il decalogo, di autodisciplina del giornalista sportivo, la carta di Firenze, la carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa e il protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri detenuti e ex detenuti. Per finire, il giornalista è andare, vedere e raccontare. Dopodiché ci sono le cosiddette tre, che spero e auspico che voi che entrate nella professione viva dovete tenere sempre presente. Indipendente, indisponente e irriverente. Voi siete giornalisti. Sì.